quanto il comportamento dei nostri genitori ha influito e influenzerà addirittura le prossime generazioni, oltre che influire, stavo dicendo, noi stessi. Beh, tantissimo. Chi ha la colpa? Nessuno. Nessuno ha colpe. Né loro, né noi, né i discendenti, né nessuno. Ma la vita, quella che noi vogliamo, beh, insomma, vale la pena di essere vissuta nel migliore dei modi per vivere la migliore versione di noi stessi. Ebbene, ricordo che sta per partire la NEZ Academy, l'Accademia d'Eccellenza. Mi raccomando, tenetevi pronte. Ok? Bene, veniamo al video di oggi. Di nuovo Celina Solari. Beh, insomma, può diventare la mia musa qui dentro la community, perché ho dedicato un video e adesso gliene dedico un altro, proprio uno vicino all'altro. E lei fa riferimento a un salotto, o meglio a un tè delle 5, il tè delle 5 numero 33, separarsi al posto della madre. Ah, tranquilli che il tè delle 5 torna a breve, solo che con l'Accademia stiamo facendo delle scelte provvisorie. Separarsi al posto della madre, beh, insomma, lì si faceva un discorsone che ti consiglio di andare a rivedere. Però lei dice una cosa particolare, un po' lunghettina. Celina, tu più di così non riesci ad accorciare e io ti capisco, quindi non ti far problemi. Vero, dice lei, caro Fabio, i miei litigavano sempre, o meglio, era mamma che litigava con papà, tra virgolette, da sola. E mio padre subiva quasi sempre in silenzio, casomai alzando solo gli occhi al cielo. Lui era un pacifico, lei invece molto aggressiva, perché sostanzialmente infelice, tra parentesi, ma questo l'ho capito dopo. A livello inconscio, per mio padre provavo compassione per come veniva trattato dalla madre. Cara Celina, non provavi compassione, mi permetto di dire, provavi una rabbia enorme, perché permetteva che tutto questo accadesse. Anche se non mi sono mai schierata apertamente, ma da un'altra parte nel tempo ho capito il comportamento di mia mamma, che era stata profondamente infelice come moglie. Vero anche che, come mie sorelle, hai capito, infelice come moglie, quindi chiediamoci com'era andata con le altre mogli in famiglia. Vero anche che, come mie sorelle, mi sono sposata giovanissima perché i litigi erano situazioni piuttosto insostenibili, quindi sposarsi per scappare, che è una memoria un po' pesante anche questa. Accenderò la candela, perché propongo di accendere una candela, e scriverò la frase che ci hai consigliato. Allora, oggi io, più che di frase, invito semplicemente ad accendere candele, ecco, accendere candele per noi stessi. Quello che voglio dire in questo video è una cosa molto particolare. Perché la mamma aveva quel comportamento? Perché tua madre, tu che mi segui, aveva un determinato comportamento? Lo sai, vero, che ha influito sulla tua vita? Più tua madre è stata agitata, trattata male, trattava male, quindi vedi te in quale variante stai. Insomma, quando c'era da litigare o altro, beh, in quel momento si è creato in te un duplice programma. È qui che voglio arrivare. Il primo programma è: farò fatica in età adulta a mantenere compatte le relazioni. Io con le mie amiche, io con i miei amici, e via dicendo. Difficoltà. E difficoltà quindi anche relazionali. Perché? Perché hai un modello che non ha istruito, non ha dato gli strumenti, anzi ha deluso, e anzi c'è il bisogno di sistemarlo, e quindi lo riproponi nel tuo vissuto, magari non identico, ma qualcosa magari potrebbe anche non andare. Ma una mamma così crea un altro problemino: la perdita di soldi. È lì che volevo arrivare. Quando la mamma ha un comportamento dove si dimostra infelice, si gira da un'altra parte, oppure litiga, oppure insomma si fa umiliare o umilia o quello che vuoi, intanto ha messo te in difesa di uno dei due genitori, e quindi l'altro per te, beh, insomma, ti fa provare sensi di colpa perché non lo stai onorando. Ma non hai colpa tu di essere entrato nel mondo di uno dei due. È automatico questo, e neanche te ne rendi conto. Provi sensi di colpa nei confronti dell'uno,
e anche sensi di colpa nei confronti dell'altro. Perché? Ma perché è tutto colpa tua se esiste questa infelicità, ricordatelo, tutta colpa tua se esiste infelicità. Perché? Perché non sei perfetta o perfetto agli occhi dei tuoi genitori, così viene tradotta dall'inconscio. Il senso di imperfezione genera anche un allontanarsi della madre da te. Se si allontana da tuo padre semplicemente perché litiga e quindi continua a girarsi dall'altra parte come atteggiamento non di empatia vera e propria, ricordati che i tuoi guadagni sono destinati seguendo, guarda, è semplice, dove guardano i suoi seni, guardano i guadagni. Cioè, è ovvio che guadagnare in queste situazioni non è delle cose migliori. Ma pensate che una madre sempre agitata è un modello da guarire, ovviamente, dentro di noi parlo, perché crea stati di rabbia poi successivamente, perché non si è risolta la questione, e la rabbia può trasformarsi, parlando di denaro, in guadagni fatti così, anche poco legalizzati, poco puliti, periodi quindi anche difficili, lavorare un po' a nero e questo e quello. Sono situazioni non facili, però ricordi, si allontanano le persone e i guadagni si riducono, perché tu in un certo senso la consideri come colei che se n'è andata dentro te, se n'è andata nel senso che guarda da un'altra parte, hai problemi da risolvere. Ma qual è l'origine vera del dramma? È che tua madre, cara Celina, o chi ha avuto situazioni simili, magari anche col padre, è figlia di rimpiazzo. Una situazione così è talmente tanto evidente, vuol dire che lei è nata al posto di un altro e non si è mai sentita scelta. Ma questo è, guarda, evidentissimo dalle parole che hai scritto, che hai scelto. Quindi se mia madre, cioè tua madre e la madre di altre persone che mi seguono, sono madri che non si sono sentite scelte perché hanno rimpiazzato un defunto, a volte per vicinanza, altre volte per associazione, se il peso enorme di un figlio partito per la guerra è morto, magari fratello anche, quindi tutta l'intera famiglia prova un senso di colpa, questo muore, tu lo rimpiazzi. E la pallottola lo aveva ucciso. Secondo te che rapporto avrai con il metallo? E ti faccio presente che il denaro è metallo. Quindi tua mamma, ovvio che si gira dall'altra parte. Perché? Perché non può darti il metallo, altrimenti tu moriresti. Ragioniamo un attimo, la colpa non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha nessuno. E che mi venga a dire qualcuno, qualche istituzione, che siamo esseri pieni di peccati o altro. Siamo persone ignoranti, questa è la realtà. Siamo persone capre ignoranti, diceva qualcuno. Perché? Perché non conosciamo queste leggi, queste cose che governano la vita. Non le conosciamo al 100%, e quando tu le fai presente a qualcuno della massa, ti guarda con gli occhi storti. Quindi vuol dire che ancora non siamo nei tempi giusti, siamo soltanto noi poveri matti che si danno da fare. Beh, dai, poveri matti, però intanto cerchiamo di guardare a come possiamo cambiare il mondo partendo da noi stessi e dalla nostra genealogia. Per avere un incontro con me, personale e privato, Skype, Messenger, Zoom, Meet, tutto quello che vuoi, beh, insomma, clicchi, ti si apre una pagina, tu la compili, ti si chiedono due dati in piedi, dopodiché una mia collaboratrice ti darà tutte le informazioni dettagliate per un incontro, poi stabilirete la data. Sappi che c'è parecchio da aspettare, ma una persona deve pur, diciamo, avere la pazienza di aspettare in situazioni del genere. Ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto e quindi cerca di portare pazienza. Quando ci incontreremo io ti farò un elenco di obiettivi di carattere economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, con i figli, insomma mi dirai cosa vuoi migliorare nella tua vita, perché noi siamo programmati per sapere cosa non vogliamo più, quando invece dovremmo focalizzarsi sul cosa vogliamo invece. Quindi cambiare un po' il modo di rapportarsi, ecco, alla vita stessa è l'obiettivo che io ti
chiederò di stabilire. Poi in realtà tratteremo un po' tutti gli argomenti. Mi raccomando, perché il treno passa e molto spesso non torna più alla stessa fermata. Quindi io ti ringrazio tantissimo di essere arrivata fino alla fine, e arrivato fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNelzac.net e NelzacAcademy.net.